Allora, nulla da dire, avete fatto una vittoria che rispecchia il punteggio in tutto, perché ha funzionato tutto, soprattutto una buonissima difesa, non solo con Paolo Chiari che è stata straordinaria, direi che non credeva una palla, cioè nulla da dire. Quando giocate vi esaltate con le squadre forti e lo si è visto, siete una squadra indecifrabile. Sì, noi siamo una squadra che se giochiamo tutte insieme possiamo veramente dar fastidio a tutti. E questi tre punti per noi erano molto importanti, siamo venuti qui con l'intenzione di rubarne il più possibile e devo dire che abbiamo fatto veramente una bella prestazione un po' in tutti i fondamentali, quindi sicuramente loro non avranno fatto bene rispetto alle partite precedenti che hanno disputato, però credo che con una pressione del genere sia anche difficile entrare in ritmo. Infatti mi sembrava irriguardoso iniziare dicendo che la Yamamai non ha fatto la miglior partita, però dall'altra parte veramente una prestazione perfetta in tutti i fondamentali. È mancato il muro sia da una parte che dall'altra, forse i due liberi sono stati anche migliori se vogliamo questa sera. Una prestazione che sicuramente per voi vale doppio questi tre punti in proiezione futura anche per il discorso della Coppa. Sì, sì, assolutamente. Noi vogliamo entrarci a tutti i costi, vogliamo essere il più in alto possibile e cercheremo di dare fastidio a tutte, sia diciamo a quelle più forti di noi sulla carta e a quelle diciamo con cui siamo un po' più alla pari. Però penso che abbiamo dimostrato che siamo una squadra che magari non avrà dei giocatori che avranno chissà che nome, però che messi tutti insieme siamo veramente forti. Andate però un po' a fase alterne. Beh, è normale che c'è anche l'avversario e è giusto che sia così, ci mancherebbe altro. Credo che forse solo il secondo set abbiamo avuto un attimo di blackout, ma per il resto sia stata abbastanza... Avete studiato incisive. Molto bene l'avversario e diciamo che iniziare così forte vi ha agevolato molto, insomma, per il morale. Sì, sicuramente bisogna complimentarsi anche con lo staff che ha fatto un buon lavoro a livello di preparazione della partita. E brave noi perché ognuna, ripeto, ha fatto quello che doveva fare e penso che se tutte le partite fossero così sarebbe proprio... Giusto, non giocherà così sempre. Non lo so. No, scherzo. No, io parlo di noi ovviamente, ci mancherebbe. E no, spero che riusciremo a continuare su questa scia perché piano piano stiamo trovando il nostro equilibrio. Grazie. Allora Indre, poco da dire, il risultato rispecchia effettivamente quello che si è visto sul campo. Non avete fatto cadere un pallone, attacco ottimo, direi che è difficile trovare dei punti negativi, anche minimi, nella vostra prestazione. Una squadra alla vostra molto indecifrabile, magari che va a fasi alterne, che si esalta con le grandi e questa sera lo avete dimostrato. Sì, veramente una delle poche volte in cui ho poco da dire, nel senso che io sono abbastanza perfezionista, no? Magari qualche appoggio, ecco, qualche piccola cosettina, però oggi la faccio passare, no? La squadra ha giocato bene, la squadra è stata compatta anche nei momenti difficili come al secondo set, a fine di secondo set, però siamo state molto brave all'inizio, che abbiamo sempre preso dei punti di vantaggio e quindi poi anche se li abbiamo un po' sprecati, però siamo sempre state sopra. E con una squadra come la Yama è molto importante perché è comunque una squadra combattiva, l'ha dimostrato al secondo set che non si arrende mai. Oggi per noi erano fondamentali questi punti perché per la Coppa Italia, no? Quindi noi siamo venute qua per fare bene, poi il risultato è venuto da sé, comunque siamo venute a cercare punti, quindi sono veramente molto molto fiera della mia squadra, sono molto contenta come stiamo lavorando e siamo sulla buona strada. Però è vero che vi esaltate con le grandi, almeno vedere i risultati. Sì, beh, secondo me con le grandi è sempre un po' più facile giocare perché abbiamo meno pressioni, no? Però Busto secondo me è una squadra che all'inizio del campionato nessuno si aspettava che fosse così in alto, no? A me piace molto come gioco perché è una squadra molto compatta. Oggi siamo riusciti a mettere sotto pressione che non è stata una cosa facile perché abbiamo tolto un po' fuori, no, i punti di riferimento come Martinez e come Diouf. Poi il resto è venuto da sé perché appena abbiamo capito che si poteva spingere di più abbiamo accelerato. Come si è visto il risultato è ottimo. Il campionato strano, adesso non so come è finita, per esempio Bergamo perdeva 2-0, poi il 2-1.
1, insomma anche qui è un risultato clamoroso, quindi anche questo fa ben sperare voi. Sì, ma secondo me, io l'ho già detto, questo campionato è sempre stato forte e quest'anno è ancora più equilibrato, ancora più forte, nel senso che non c'è una squadra debole, perché abbiamo visto anche le giovani come quelle del Club Italia, le giovani promesse italiane stanno facendo comunque bene, per cui ogni partita è importante, ma questo è il bello, perché ogni squadra, ogni giorno non si sa cosa succederà e ogni volta noi atleti dobbiamo scendere per combattere dall'inizio alla fine, come il pubblico a sostenere dall'inizio alla fine. Vi faccio i complimenti per la vittoria di squadra, perché questa sera è stata una vittoria veramente di squadra da parte di tutti. Tu hai vinto come MVP della serata, ma forse il premio andava bene per 6 persone, per 6 atlete, perché avete giocato tutte quelle che sono entrate in campo questa sera perfette veramente. Sì, guarda, sono veramente molto contenta perché abbiamo sbagliato poco, abbiamo sprecato poco ed è fondamentale. Secondo me nel nostro campionato chi sbaglia meno e chi difende di più vince le partite. Oggi l'abbiamo dimostrato, perché quando c'è una difesa si carica molto di più l'attaccante, quando l'attaccante sbaglia, se per caso c'è una copertura, lo accompagna e lo aiuta. È veramente, oggi è stato un gioco di squadra ed è stato veramente bello. Hai qualche rammarico per qualche punto perso prima? Beh, se parli del campionato in generale, contro Monza assolutamente, perché è una squadra che è assolutamente alla nostra portata, sicuramente un 3-0 non ce lo meritavamo, poi magari in casa, però è anche vero che siamo una squadra giovane, nel senso che siamo nel primo anno, i primi mesi che giochiamo tutte insieme, stiamo crescendo tanto e ci sono delle volte che vogliamo strafare, no? Invece tante volte basta mantenere l'equilibrio, però anche Monza non c'era niente da togliere, insomma sono tutte squadre molto equilibrate e si gioca appunto e poi come si è visto oggi, ma come si è visto anche ieri quando Modena vinceva 2-0 poi l'ha persa, piuttosto che altre partite come dicevi tu a Bergamo, quindi veramente sono fiera della mia squadra perché ha dimostrato quello che abbiamo fatto durante la settimana, che ci siamo impegnate, abbiamo seguito ogni palla e il risultato si vede.